Carissimi amici di Live Social, benvenuti e bentrovati, siamo di nuovo qui insieme e pronti ad affrontare una nuova intervista, una nuova realtà e un nuovo argomento senz'altro degno di approfondimento. Sono in compagnia di un odontoiatra specialista in chirurgia orale e implantologia, nonché titolare del centro ProSmile. Parleremo insieme di odontoiatria digitale. Affronteremo vari aspetti assieme al dottor Lorenzo Paolo Bottini. Benvenuto a Live Social. Grazie Riccardo, ben trovato. Grazie a lei, dottore, ben trovato lei. È un piacere, un saluto ai nostri ascoltatori. Dunque, cosa si intende per odontoiatria digitale? Con il termine odontoiatria digitale si identifica una serie di trattamenti odontoiatrici che prevede in maniera molto maggiore rispetto al passato l'utilizzo e l'avvalersi di nuove tecnologie, quindi computer guidate, perciò tutto ciò che prima veniva fatto, che ancora oggi spesso viene fatto in maniera più analogica o tradizionale, sì, può essere realizzato con l'ausilio di strumenti digitali, quindi computer guidati. Per fare un banalissimo esempio, una volta l'ortopanoramica, che magari molti di noi il macchinario che molti di noi hanno a studio per fare una diagnosi, sì, generica, prevedeva la scansione del paziente e poi lo svilupparsi di una lastra fisica. Sì, certo. Adesso questi macchinari sono completamente digitali. Il vantaggio è che l'emissione di raggi è molto inferiore, perché un conto è l'emissione di raggi necessaria a impressionare fisicamente una pellicola, un conto è l'emissione di raggi presa da un sensore digitale, quindi il paziente già ne beneficia avendo meno rischio radiologico. Sì. Noi abbiamo più facilità poi ad avere un file, un'immagine che è un file che possiamo elaborare, lavorare e archiviare con molta più semplicità. Quindi, dottor Bottini, c'è tanta e sostanziale differenza. Ovviamente più si va avanti col tempo, nuove metodiche, approcci esistono e anche nuovi macchinari, ma il tutto procede in parallelo, in linea. Assolutamente sì, l'odontoiatria digitale si sviluppa perché si è sviluppata la tecnologia in generale, cioè come in tutti gli ambiti lavorativi o sociali o nella nostra vita nascono nuove tecnologie e poi trovano campi di applicazione. Basti pensare per esempio alla chirurgia computer guidata, cioè oggi si può partire da una diagnosi, come abbiamo detto, radiologica digitale, lavorare sui file per prevedere o progettare in certa misura quelli che saranno i trattamenti, realizzando poi dei supporti fisici che ci guidano nel pratico a fare l'intervento così come è stato programmato in fase digitale. Passo passo, ecco, questo è molto molto importante. Ulteriormente evolvendo, che vantaggi derivano dall'utilizzo di queste tecnologie in odontoiatria, oltre agli aspetti già citati prima? Sicuramente la possibilità di andare a lavorare su dei file o su dei programmi, con dei programmi o con dei software, ci permette di poter più volte anche progettare, cambiare idea, visualizzare prima quello che sarà il risultato o quello che sarà molto vicino ad essere il risultato reale. Questo ci consente di pianificare più correttamente l'intervento, di illustrarlo al paziente, quindi comunicare con il paziente già con delle immagini, dei dati reali che gli fanno anche capire molto meglio che cosa si andrà a fare e sa maggiormente cosa aspettarsi. Ne beneficia anche la minore invasività, perché spesso utilizzando moderne tecnologie riusciamo a diminuire il numero degli interventi necessari per svolgere determinate terapie e anche l'invasività clinica. È molto importante, diciamo, tutto questo è tangibile, si osserva e si tocca con mano e sicuramente è anche una miglioria che è in grado di rassicurare tutti i pazienti a seconda delle esigenze per risolvere anche le problematiche, i casi più gravi e più complicati. Insomma, da profano del settore, quale sono però curioso di conoscere tanti aspetti, tante idee si affollano nella mente, ma a volte è bene non approfondire troppo il tutto, rischiando magari di
trovare, andare a percorrere, no, dei binari. È insomma sempre poi difficile trasferire delle nozioni che sono troppo specialistiche, si rischierebbe di fare inutilmente confusione nella testa del non paziente. Non scendiamo, esattamente, soprattutto in relazione dei nostri ascoltatori, non scendiamo troppo nell'aspetto, nei dettagli tecnici, ma continuiamo a procedere su questa linea ed evolvere ulteriormente i metodi precedenti, quindi, dottore, quelli utilizzati fino a 10 o più anni fa. Ma anche ad ora, anche attualmente. Ancora, sono da non tenere più in considerazione? No, assolutamente no, nel senso che non esiste una distinzione tra l'odontoiatria con tecnologie digitali e quella che non approccia in maniera digitale, cioè l'una non esclude l'altra. L'odontoiatria digitale è un'integrazione della classica odontoiatria ed è uno, come dire, una possibilità di avvalerci di strumenti che possono migliorare il nostro lavoro o possono facilitare il nostro lavoro nel rapportarci con il paziente, ma non vanno a sostituire. Basti pensare che oggi esistono gli scanner per prendere l'impronta, la classica impronta che si prende ai denti può essere presa sia fisicamente con i materiali da impronta che digitalmente con una scansione, però a volte c'è necessità o c'è più indicazione per l'una rispetto all'altra, ma sono due cose che viaggiano insieme, devono essere sinergiche, quindi consentirci di avere risultati migliori insieme. Esattamente, perché complementari e rendono il tutto più efficace. Ecco, se non so se in caso ci sia qualcos'altro da aggiungere o voglia aggiungere qualcos'altro in merito a questo, dottore, se non c'è nient'altro da aggiungere, insomma, perché il quadro è piuttosto chiaro. Io non metterei altra carne al fuoco per non rischiare di confondere i pazienti. Basti pensare che il messaggio deve essere questo: l'odontoiatria oggi si avvale, negli studi che si sono tenuti abbastanza al passo con i tempi, si può avvalere di strumenti che velocizzano, non trasformano, non facciamo magie, ma riusciamo a essere più precisi, più competenti e anche meno invasivi in gran parte dei trattamenti. Ecco, questo riassume in ultima battuta decisivamente e rende il quadro chiaro e completo. Siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Prima di salutarci ricapitoliamo i contatti del dottor, tutti i riferimenti del dottor Lorenzo Paolo Bottini, odontoiatra, specialista in chirurgia orale e implantologia e titolare del centro ProSmile. Abbiamo parlato di odontoiatria digitale, il numero fisso 06 93 22 646, l'indirizzo via Vittorio Veneto 18 Albano Laziale, Facebook dottor Bottini ProSmile Studio Dentistico, il sito web pro-smile.it, Instagram dottor Lorenzo Paolo Bottini e per concludere l'indirizzo email info@prosmile.it. Abbiamo davvero concluso, un saluto e un ringraziamento ancora al dottor Lorenzo Paolo Bottini. Grazie Riccardo, grazie a tutti. Grazie a lei, un saluto a tutti.